Sul tema del tempo perso, ho già fatto dei video in passato, in particolare nel 2018 ho fatto un video dedicato e anche ultimamente ho fatto una live. Però ci voglio tornare. Avete capito ormai che i temi sono ricorrenti rispetto all'hikikomori e quello del tempo perso è uno dei temi centrali, uno dei temi che voglio sviscerare e cercare di approfondire il più possibile su questo canale dedicato all'hikikomori. Vi consiglio di seguirmi sul mio secondo canale, ovvero il canale dei podcast, dove spazio davvero molto di più. Parlo di tantissimi temi legati all'attualità, mentre su questo canale voglio dedicarmi specificatamente all'hikikomori e quindi andrò sicuramente a ritrattare a rotazione un po' tutti i temi chiave, quelli che io considero i temi chiave legati a questo fenomeno, cercando ogni volta di dare degli spunti di riflessione aggiuntivi e cercare anche di raggiungere nuove persone che magari non guardano tutti i miei video, ma che su uno specifico tema sono più ingaggiati e più interessati. Cos'è la paura del tempo perso e come si ricollega al fenomeno degli hikikomori? Nel video precedente, quello su Greta Thunberg, ho fatto un po' uno schemino di quello che secondo me è l'hikikomori, da dove origina, quali sono le componenti. Andiamo appunto ad aggiungere un pezzo, ma facciamo allo stesso modo un passo indietro. Abbiamo detto che la causa madre dell'hikikomori, ovvero quella sociologica, è l'aumento della competizione sociale. Quindi, alla base di tutto l'hikikomori c'è l'aumento della competizione sociale, soprattutto legata alla società capitalistica e individualistica, dove il successo personale della persona è fondamentale, ma anche l'apporto della persona al successo della collettività. Comunque, sia che parliamo di società individualistiche come quelle occidentali, o sia che parliamo di società collettivistiche come quelle invece più asiatiche, cinesi e giapponesi, il peso che la singola persona ha o sul proprio sviluppo personale, quindi sulla propria crescita personale a livello sociale, quindi di percezione sociale, o quello che la persona dà, l'apporto che la persona dà alla propria nazione per farla diventare sempre più grande, sempre più potente, come per esempio nel caso del Giappone, è ben individualizzabile, quindi si può comunque attribuire un peso, un'importanza, un grado di realizzazione e di successo sociale ad una persona. Questa è la causa madre, che aumenta la competizione, tutti vogliono arrivare in cima, tutti vogliono essere più bravi, più forti, più brillanti, più capaci, più belli, tutto quello che volete, tutti gli aspetti della realizzazione personale, vale tutto, dal sentimentale allo scolastico, al lavorativo. Alcuni ce la fanno, chi? Quelli più competitivi, quelli che hanno più strumenti, quelli che hanno un carattere più forte, ma quelli che soprattutto usano il confronto sociale con gli altri, esasperato dai social network e da internet, lo usano non come mezzo di sconfitta, per cui vedere questo gap con gli altri li porta a scappare, come succede per l'hikikomori, ad arrendersi, a sentirsi sconfitti, ma li porta invece per un tratto anche personale, di carattere personale, riesce a non farsi abbattere dalle difficoltà che incontra, dal raffronto impari con le altre persone, perché tutti hanno qualcuno superiore a loro, quindi tutti hanno qualcuno da raggiungere, qualcuno che vogliono in qualche modo essere quella persona. Però invece di reagire con la sconfitta, reagiscono con l'attivazione. Però purtroppo appunto questa società iper competitiva porta molti a vivere questa sensazione di distacco come un fallimento e quindi qui entra in gioco la prima componente istintuale dell'hikikomori, ovvero la paura del giudizio, che a sua volta genera una grande sfiducia nei confronti della società, perché se la società mi giudica, mi mette ai margini, mi fa sentire una persona sbagliata, il modo che io trovo per difendermi da questa sensazione di fallimento è cercare di attribuirle la colpa, cercare di dire non sono io che sono sbagliato, è la società che è sbagliata, che può essere vero, questo è un discorso un po' più ampio, sicuramente la società ha dei pro e dei contro. Vedere solo i contro è una modalità di pensiero pessimistica che sicuramente è dettata da una nostra interpretazione eccessivamente negativa della società. Dunque, la paura del giudizio è la prima componente, diciamo, istintuale dell'hikikomori. L'altra è l'apatia e la componente razionale, come abbiamo detto, è la sfiducia, la negatività, il pessimismo nei confronti delle relazioni e della società. Benissimo, riassuntone finito, andiamo ad aggiungere un altro pezzo.
cos'è che rende l'hikikomori difficilmente reversibile, cioè cos'è che rende una persona hikikomori così in difficoltà dall'uscire dalla propria condizione nel momento in cui si rende conto che la strada del ritiro non è una strada sostenibile sul lungo termine, qualcosa che ti fa soffrire. Tu magari inizialmente l'avevi esplorata come tentativo di fuga da un contesto opprimente, sperando che, non lo so, potesse essere anche qualcosa da mantenere, qualcosa che potesse darti finalmente uno spazio gratificante e tuo e al riparo dalle pressioni. Eppure ti accorgi dopo un po' che c'è una pressione dalla quale non potrai mai scappare, una pressione che anche se eviti tutti e tutto, anche se nessuno ti vede, anche se i tuoi genitori non riescono nemmeno ad aprire la porta della tua stanza, ti accorgi che c'è sempre una pressione ed è la pressione più forte di tutti, la tua. Il tuo sguardo, che non potrai mai evitare, e che continua a ricordarti di tanto in tanto quando magari stacchi il computer, stacchi dal gioco, stacchi dalla serie TV, stacchi dal film e hai quei minuti in cui la tua mente ti riporta alla tua condizione di isolato, lì provi la sofferenza che ti dice: ok, mi sono infilato in una situazione, in una condizione che in realtà non è come pensavo, come speravo, qualcosa che io potevo tenere sul lungo periodo, qualcosa che sul lungo periodo mi avrebbe aiutato, semmai c'è stata questa convinzione, che spesso c'è, ma non è detto, magari una persona fin dall'inizio è convinta che quella situazione è comunque una situazione difficile, ma appunto la preferisce a una situazione ancora più momentaneamente nel presente complessa, ovvero l'esterno. Ecco, la domanda è: ma come mai l'hikikomori nel momento in cui realizza questa sua condizione di difficoltà, di sconfitta, e realizza che più andrà avanti così e più si troverà sempre in difficoltà, e quindi non c'è più la speranza, come magari c'era all'inizio, che la situazione possa diventare davvero positiva sul lungo periodo, ma ci si rende conto sulla propria pelle, sperimentando che quella situazione è un buco, è un tunnel senza uscita, dove più si va avanti e più si farà fatica a tornare indietro. Cos'è che impedisce all'hikikomori di reagire e di correre fuori dalla stanza in preda al panico e riprendere un percorso sociale di qualsiasi tipo che gli possa dare appunto una boccata d'aria, che gli possa dare di nuovo la sensazione di costruire, che non significa di rientrare in una società che non ci piace con le dinamiche della società che non ci piace, ma significa di cercare un percorso alternativo a quello che ormai si è sperimentato come fallimentare, che ci dà la possibilità di crescere, di comunque andare avanti in qualche modo, di diventare più forti, di diventare più adulti, indipendenti, più maturi da tutti i punti di vista, cosa che l'hikikomori, la condizione di hikikomori non permette per il semplice motivo che ti porta a sospendere l'esperienza e sospendendo l'esperienza ti porta a sospendere anche il tuo processo di crescita. Senza l'esperienza l'uomo non cresce, è l'esperienza che ci fa capire cosa sbagliamo, cosa non sbagliamo e l'errore ci porta a modulare le nostre risposte adattive in modo da diventare sempre più resistenti, sempre più comprensivi e conoscitori dell'ambiente dove ci stiamo muovendo e come ci dobbiamo muovere per limitare i danni. Ecco, l'hikikomori tutto questo processo lo sospende attraverso l'isolamento, riduce notevolmente la propria esperienza e quindi riduce notevolmente anche la propria possibilità di errore, riducendo la possibilità di errore, di sofferenza legata alle nuove esperienze, all'uscita dalla zona di comfort, rimane molto di più ingabbiato in una condizione di eterno presente dove non c'è evoluzione. Ecco, ritornando alla nostra domanda, cos'è che impedisce l'hikikomori di reagire anche in questo momento, anche in questa fase di consapevolezza, di piena e lucida accettazione che la propria condizione non darà nessun risvolto futuro di nessun tipo, neanche casuale, positivo? È la paura del tempo perso, la paura di aver perso troppo tempo. Immaginiamo un ragazzo che si è isolato intorno ai 15 anni, età dove di solito inizia l'isolamento, e è rimasto isolato per 5, 6, 7 anni, un tempo che non è, come potremmo ipotizzare, lunghissimo, ma qualcosa che già in Italia rientra in un tempo medio, come testimoniano gli studi che ho fatto sull'associazione. Beh, vuol dire che questo ragazzo a 20, 22, 25 anni, addirittura 30 nei casi più longevi, si troverà a dover fare i conti con qualcosa di immenso che gli sembrerà insormontabile all'interno del suo punto di vista.
che è il fatto di aver perso troppo tempo rispetto alle tappe sociali che si presuppone lui abbia già fatto. Esatto, perché la nostra vita all'interno di questo contesto sociale individualistico e basato sul successo personale ci impone di fare determinate tappe ad una determinata età. Noi non possiamo perdere queste tappe, perché se perdiamo queste tappe sentiamo di ormai aver compromesso tutto il nostro percorso di vita. Quindi se noi non riusciamo a prendere il diploma entro l'età in cui ci si aspetta che noi prendiamo il diploma, per qualsiasi motivo, incluso di Hikikomori, ricominciare da una classe più piccola o da una scuola minore, di minore importanza, è una sconfitta. Soprattutto se tu sei stato sempre abituato a pensarti come una persona che avrebbe avuto successo, o comunque se fin dall'infanzia hai sviluppato una personalità narcisistica, per cui il tuo essere, anche a causa della famiglia e della società in generale, è visto come qualcosa che deve raggiungere qualcosa di importante, qualcosa che gli darà soddisfazione, e l'obiettivo è la soddisfazione. Questa è un'altra mentalità culturale, ovvero che la nostra soddisfazione dipende dagli obiettivi che raggiungiamo e non dal percorso giornaliero, non dalle nostre tappe quotidiane, ma da quello che noi riusciamo a livello di achievement, a livello di medaglia, di trofeo. Quello è l'obiettivo che a livello culturale pensiamo possa essere più di valore per il nostro benessere. Perché? Perché è l'obiettivo più facilmente giustificabile all'esterno. Abbiamo più fatica a mostrare i nostri successi, i nostri miglioramenti quotidiani sui social, per esempio, l'ambito del mondo dove le persone si confrontano più spesso oggigiorno. È più faticoso giustificare le nostre piccole conquiste quotidiane, il nostro modo di essere, la nostra personalità che è in evoluzione. È molto più facile manifestare sui social una laurea, un titolo, un diploma, un partner, non lo so, qualsiasi cosa di tangibile che mostra agli altri il nostro successo, il fatto che noi abbiamo raggiunto questo tipo di step e che lo abbiamo fatto ad un'età consona a quello step. Ed è questo il problema: se noi perdiamo per qualsiasi motivo il treno che ci fa stare al ritmo degli altri e ci fa avere successi che nella mentalità ormai comune devono arrivare sempre prima, e quindi c'è il giocatore di basket fenomenale a 10 anni, c'è il rapper prodigio a 16, c'è quello che ha la startup super milionaria a 21, c'è quello che ha avuto 10.000 storie d'amore a 25. Ormai la competizione porta anche non solo alla difficoltà di raggiungere degli obiettivi per cui ci arrivano solo i migliori, non solo al fatto che noi lo sappiamo perché attraverso il mondo dei social tutti possono sbattercelo in faccia, quindi se mentre prima qualcuno aveva successo ma lo sapeva solo la sua cerchia di conoscenti, adesso se qualcuno ha successo lo sappiamo, ce lo dice, quindi quella cosa ci dà ansia perché abbiamo una percezione molto più chiara di come stanno andando le vite degli altri, anche se è una percezione ovviamente che dipende solo da quello che loro ci fanno vedere, ma ce l'abbiamo molto più che in passato, una panoramica sociale, no? La pressione è non solo di fare le cose, non solo di riuscire a raggiungere determinati obiettivi, ma anche quello di farlo il prima possibile, perché il valore è anche nella velocità, non è solo nel raggiungimento dell'obiettivo stesso, ma anche in quanto tempo noi lo facciamo. Quindi capite che un Hikikomori che magari è stato isolato per 5, 6, 7, 8 anni, che ripeto non è un tempo così ampio per l'Hikikomori, in Giappone parliamo di isolamenti superiori ai 20, 30 anni, quindi parliamo ancora di un Hikikomori tutto sommato medio, possiamo dirlo così. Un Hikikomori che si è isolato 15 anni, che magari non ha mai fatto delle esperienze sessuali con un'altra ragazza, parlo in versione maschile perché, come detto, gli Hikikomori sono soprattutto maschi, e parlo di pressioni sessuali perché le ritengo essere una delle pressioni più importanti a livello del fenomeno degli Hikikomori, una di quelle più pressanti, più asfissianti. Ecco, immaginiamoci questo ragazzo che decide a 23 anni di dire basta col suo isolamento. Basta, la faccio finita, voglio interrompere la mia condizione di isolamento e voglio uscire. Ecco, questo ragazzo però, alla prima ragazza che incontrerà o alla prima ragazza che gli chiederà quali sono state le sue esperienze precedenti con altri partner, lui si troverà in difficoltà. Perché? Perché non riuscirà a giustificare a quella persona il suo fallimento. Il suo fallimento che è un fallimento dovuto alla sua età. Dovuto al fatto che lui a 23 anni, 25, 30 anni non ha mai magari dato un bacio a una ragazza.
non ha mai magari avuto un'esperienza sessuale completa. E questo è una fonte di pressione enorme che fa dire all'hikikomori, anche consapevole della propria condizione negativa, io non posso più tornare nella società, non posso più rimettermi in quel flusso di vincenti che tengono il ritmo, perché io l'ho perso quel ritmo. E questo vale per tutto, vale per la laurea, il diploma, vale per le relazioni sentimentali, non solo sessuali ovviamente, vale per l'indipendenza, per la casa, per i viaggi, tutto ciò che costituisce socialmente senso di realizzazione personale, senso di successo personale. Quindi questa ansia, questa sensazione di soffocamento, di dover correre e di non essere stati in grado di correre, è quella che più di tutti rende l'hikikomori difficilmente reversibile, soprattutto se non aiutato, perché da solo una persona continuerà ad avere quest'ansia del tempo perso e la vedrà gigantesca, perché quando teniamo dentro qualcosa, una paura, questa diventa gigantesca. Quando noi la riportiamo, la verbalizziamo, automaticamente la definiamo, la creiamo, la concretizziamo, e concretizzandola riusciamo anche a gestirla meglio, a guardarla da diversi punti di vista, grazie ad altre persone che ci aiutano a guardarla da altri punti di vista, a riformularla, a elaborarla diversamente in modo che ci porti meno ad angoscia. Questo può farlo per esempio uno psicologo, uno psicoterapeuta. Quindi tutto questo diventa un problema enorme che magari visto da fuori è piccolissimo, perché le persone, non so, i genitori che guardano questo ragazzo isolato dicono: ma perché non esce? Ma perché non capisce? E magari anche se il figlio gli dice: guarda mamma, io sento di aver perso troppo tempo, il genitore dice: ma no, sei giovanissimo, ma com'è possibile? C'hai solo 22 anni, 23 anni, ma io ho 70 anni, 60 anni, 50 anni, come puoi dire di aver perso troppo tempo? Sei ancora all'inizio della tua vita. Ma il ragazzo non la percepisce così. Il ragazzo percepisce la sua età come un'età già troppo inoltrata, già troppo vecchia per aver perso determinate tappe. E per certi versi è così. La società chiede di rendere conto dei propri insuccessi. Però di solito è anche una paura, come spesso capita, ingigantita. Una paura che nasce soprattutto da una fragilità temperamentale che deriva da una paura del giudizio. Se noi riusciamo a superare la paura del giudizio, quindi a dare un giusto peso a quello che gli altri pensano di noi, non a non dare peso, perché è giusto comunque avere anche dei feedback esterni che possono essere utili, utilizzati anche a nostro favore, quindi non solo per metterci ansia, ma a dare il giusto peso, ad avere una buona autostima, una buona capacità di capire quali sono i feedback positivi e quelli che invece sono fatti per distruggerci, avere anche maggiore coscienza della nostra forza e dei nostri limiti. Se noi riusciamo a fare questo, a migliorare la nostra autostima, riusciremo automaticamente a ridurre anche la paura del giudizio, e quindi anche se avremo perso tempo, qualunque tempo sia, riusciremo a uscire, possiamo magari apprendere dal nostro percorso, che se diventa apprendimento, se diventa qualcosa che fa parte del nostro bagaglio personale, non diventa semplicemente un errore ricorsivo e distruttivo, allora automaticamente non è più tempo perso. Rivalutiamo completamente il nostro tempo passato in isolamento e lo rendiamo tempo utile alla nostra crescita personale, se riusciamo a fare degli step oltre, se riusciamo ad andare oltre quella paura del tempo perso. E io credo che uno dei modi per andarci oltre è rendersi conto consapevolmente che anche le persone che hanno raggiunto tantissimi successi nella vita lo hanno fatto pensando che magari quei successi gli potessero dare delle soddisfazioni, della felicità, della serenità. E invece ci rendiamo conto sempre più spesso che anche persone ricche, famose, che sembrano avere tutto, non hanno poi questa felicità che ci aspetteremmo, almeno non tutte. Significa che non è quello ciò che ci fa stare bene, è la nostra scelta quotidiana, è la nostra capacità quotidiana di interpretare la realtà, di vivere la realtà e di riuscire anche a elaborare quello che è il nostro successo, dargli il giusto peso, dargli la giusta forza per comunque continuare a vivere il presente. Altrimenti il rischio sarà quello di continuare a vivere nel futuro, continuare a vivere nel passato rispetto al tempo perso, continuare a vivere in un futuro che non avverrà mai, che rimarrà sempre nella nostra mente, ma questo ci porterà automaticamente a distruggere anche il presente, il nostro edonismo presente,
il nostro piacere del presente, il fatto che comunque vivere debba essere anche la ricerca di un piacere che, se troppo, è esagerato ovviamente, ma se non esiste, rende la nostra quotidianità assolutamente non degna di essere vissuta. Quindi, per concludere, il mio consiglio, se vogliamo darne uno, anche se poi ovviamente ognuno deve trovare la propria strada, il proprio modo di rielaborare la propria paura, perché poi di questo si tratta, rielaborare un trauma, rielaborare una paura, riguardare, ripensare, non focalizzarci su quella che noi pensiamo sia una certezza. È così, ormai ho perso troppo tempo, non c'è più nulla da fare. No, questa è una certezza, non c'è il tempo perso se non c'è uno scopo. È che noi valutiamo questo tempo perso in base agli scopi degli altri. Cioè, noi pensiamo che noi abbiamo perso troppo tempo perché non possiamo ormai più raggiungere i successi degli altri. Ma quali sono i successi degli altri? Qual è il nostro obiettivo di vita? Cosa noi vogliamo raggiungere? Cosa noi cerchiamo e vorremmo? Non perché ci sentiamo imposto dagli altri, ma perché vogliamo noi, a qualunque età, non cosa noi volevamo, attenzione, quando abbiamo iniziato l'isolamento, ma cosa noi vogliamo oggi. Oggi che siamo stati isolati 5, 10, 20 anni, ma cosa vogliamo fare oggi? Cosa vogliamo raggiungere? Che obiettivo vogliamo cercare di conquistare se noi iniziassimo a vivere oggi? Questo, secondo me, è un modo per provare a ripartire, a rielaborare la propria paura del tempo perso, che, ripeto, è un problema complesso, è un problema che riguarda tutti, non solo gli hikikomori. Tutti noi nella società moderna viviamo, soprattutto i giovani, le nuove generazioni, con questa ansia costante di dover correre, di essere indietro rispetto al nostro sviluppo personale. E c'è chi magari ha tutto, ma si sente comunque in difetto rispetto al proprio livello, perché magari ha dei paragoni altissimi, che, ripeto, ci sono sempre, e a qualunque persona, a tutti i paragoni, c'è sempre qualcuno sopra di lei. Quindi è un po' un gioco fine a se stesso quello di porsi come obiettivo la vita di qualcun altro, porsi come obiettivo il voler arrivare allo stesso punto di qualcun altro. Ripeto, però, tema molto ampio, lo ritratterò ciclicamente su questo canale. Come detto, l'obiettivo è quello di cercare di sviscerare alcuni temi, cercare di riapprofondirli e quindi ogni tanto riprenderli, provare a rimettere qualcosa partendo da quello che ho già detto, ovviamente, ma cercando di aggiungere un nuovo tassello. Se li trovate ridondanti, ripeto, seguitemi sul mio secondo canale o su Spotify direttamente. Ogni giorno pubblico un podcast, ogni giorno il tema è diverso, anche se comunque sempre psicologico, sociale. Grazie, lasciate un like, lasciate un commento, quello che volete. Ci vediamo al prossimo video.